Shalom a tutti! Abramo, il primo ebreo della storia, il primo dei patriarchi. Qual era il primo messaggio che lui gli ha dato la prima volta che gli ha parlato? Lech lecha, vai via dalla tua terra in un posto dove ti indicherò. Questo era il primo messaggio più importante, ovvero un messaggio anche per tutti noi. Nella vita non bisogna rimanere mai fermi, stagnare dove stiamo, bisogna sempre essere in movimento e andare sempre avanti nella vita. Dio gli promette: ti darò fama, ti darò ricchezza, avrai una nazione, ti darò la terra di Israele. Abramo parte, ma uno dopo l'altro, proprio come effetto domino, tutte le promesse, tutti i suoi sogni sembrano svanire nel nulla. Abramo non riesce ad avere figli, Abramo arriva in Israele. Ma lì c'è una carestia, deve andare in Egitto, in Egitto la moglie viene presa, viene rapita, e poi tante guerre, tanti problemi. Come ha reagito Abramo? Abramo un solo giorno della sua vita non ha smesso di avere fede in Dio, di continuare a combattere per i suoi desideri, per quello in cui lui credeva, ed è sempre andato avanti. Alla fine della storia, tutte le benedizioni si sono avverate. Abramo ha dei figli e noi siamo qua a rappresentarlo. Abramo riceverà la terra di Israele, diventa ricco, tutto. Perché? Questo è quello che Abramo con la sua vita ci insegna. Abramo è il presagio per tutti noi, è l'insegnamento di vita. Lui ha aperto il varco alla nostra vita. Lui ci insegna che neanche per un secondo bisogna fermarsi. È vero, tutti noi abbiamo dei sogni, ma a volte non riusciamo a concretizzarli. Non bisogna mai fermarsi, sempre andare avanti a combattere, a lottare e a credere in quello che veramente vogliamo. E come Abramo, alla fin fine riusciremo ad avere quello che vogliamo. Perché se smettiamo di sognare, smettiamo di vivere. Shabbat shalom a tutti.